Cercare di vincere senza naturalmente rischiare di perdere, concetto forse banale, ma di fatto non lo è. Il precedente con la Reggiana dovrebbe aver insegnato qualcosa. Arbitraggio a parte, un autentico suicidio nei minuti finali in 10 contro 11. Rigore e vittoria degli emiliani per 3-2. Di fronte il Modena, altro scontro diretto all'Adriatico. Cancellotti squalificato, Drudi e Rizzo di nuovo in gruppo, ma difficilmente verranno utilizzati. Di certo non dall'inizio, anche e soprattutto in ottica Siena. Assai probabile il ritorno alla difesa a 3. La possibile formazione di Gennaro Trepali, Iannes Ingrosso e Frascatore nel cuore della difesa. Zappella in zitta sulle fasce. Memuscia, i Pompetti, cerniera di metà campo. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di De Marchi. Oppure, non sarebbe affatto una cattiva idea, Clemenza tra le linee alle spalle del tandem De Marchi-Ferrari. Al di là degli attori sarà fondamentale l'ordine, l'equilibrio, nello specifico la distanza tra i reparti, la compattezza come primo obiettivo, evitare quello spazio che spesso c'è tra difesa e centrocampo, e questa è la zona nella quale gli avversari creano le maggiori insidie ai biancazzurri. Modena in ritardo rispetto alle previsioni, sul mercato la nuova proprietà ha investito tantissimo, in classifica un punto in meno del Delfino, indisponibili Ingegneri, Duca e l'attaccante Marotta, il prospetto Bonfanti, scuola Inter acciaccato, dalla squalifica rientra Ogunseye, il probabile 11, Gagno Trepali, l'ex Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Azzi in difesa, Gerli in cabina di regia, mezziali Armellino e Scarsella, tra le linee Mosti a ridosso di Ogunseye appunto e di uno tra Minesso e Giovannini, il tecnico Attilio Tesser. Siamo neanche a un terzo di campionato, quindi partita importante, quello sì, snodo è un po' troppo. Abbiamo la consapevolezza che la qualità tecnica è particolarmente elevata, che è una squadra che gioca in avanti con una mentalità decisamente offensiva, con aggressività importante in mezzo al campo, che la portano anche a rischiare qualcosa in fase difensiva. E quindi questo è quello che mi aspetto dal Pescara. Alcuni precedenti all'Adriatico, 9 successi del Delfino, 4 i KO 1986-87, doppietta di Sauro Frutti, gol numero 21 in campionato per Stefano Rebonato, sconfitta tuttavia indolore, quel Pescara stupì tutti, miracolo sportivo e promozione in Serie A. Sempre in B, stagione 90-91, gli emiliani espugnano di nuovo l'Adriatico, reti di Broggi e Pellegrini. Arriviamo alle vittorie, campionato 91-92, 3-1, sblocca Bibi, raddoppia Rocco Pagano, ispirato da un sontuoso Ricky Massara, che poi propizia il 3-1 siglato ancora da Bibi. Sul rigore, nel finale, il Modena accorcia con Provitali. Stagione 93-94, poker biancazzurro. Un giovanissimo Enrico Chiesa illude gli emiliani. Il Pescara di Giorgio Rumignani si scatena. Assegno nobile Palladini, gol capolavoro di Andrea Carnevale. Applausi a scena aperta. Il bomber vince il contrasto con Maranzano, si libera di Bertoni e Adani, finta sul portiere, è destro a piazzare, non è finita, Chiesa accorcia ancora sul rigore e allo scadere il solito Andrea Carnevale fissa il risultato sul 4-2. Stagione 2004-2005, il Pescara di Gianni Simonelli si impone 2-0, punizione magistrale di Daniele Russo e gran sinistro di Emanuele Calaiò. L'ultima volta l'Adriatico, 23 dicembre 2015, 1-0 in calce la firma di Gianluca Lapadula.